Cosa ne pensiamo? Cosa ne penso? Lo dico subito cosa ne penso. Penso che è normale che l'ultima parola rimanga in seconda serata e abbia non così tanto audience. Penso che Gianluca Paragone, uomo della Lega, che ha messo le mani sopra la RAI attraverso la Lega, Rai 1, servizio pubblico, uomo di parte, e che non è capace di essere al di sopra delle parti, come lo è Santoro, come lo sono Travaglio, che pur essendo di parte non sono però al di sopra delle parti e documentano il loro essere di parte, cioè lo inseriscono all'interno di un'analisi critica della realtà, cosa che non fa Paragone, perché quando Paragone dice con molta disinvoltura poliziotto buono e poliziotto cattivo, fa disinformazione. Perché non mi puoi mettere sullo stesso piano il poliziotto buono Berlusconi ottimista che dice va tutto bene, non vi preoccupate, siamo fuori, non vi mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, e poi è la stessa cosa, è l'altra faccia della medaglia, il poliziotto cattivo Tremonti che invece le mani nelle tasche degli italiani ce le mette. Non puoi mettere sullo stesso piano chi cerca di ingannare le persone facendogli credere una cosa diversa da quella che è la realtà, perché se te mi legittimi il fatto che prima va avanti Berlusconi a cercare di preparare la gente per metterla nelle condizioni di fargli credere qualcosa di diverso da quello che viene fatto, e questo te come giornalista, Gianluigi Paragone come giornalista, me lo consideri normale e non me lo consideri un inganno mediatico, quindi una falsificazione dell'informazione, te come giornalista professionista non dovresti dire poliziotto buono o poliziotto cattivo, perché non dovresti avallare processi di falsificazione della realtà. La realtà è quella che questa manovra le mani nelle tasche degli italiani ce le mette, e il tuo dovere come giornalista è dire le mani nelle tasche degli italiani ci vengono messe, perché il tuo dovere come giornalista è dire la verità, non mistificarla, non falsificarla, non addolcirla, ma semplicemente riportarla così com'è. Non dire la tua opinione sulla realtà, ma quello che la realtà materiale dei fatti è. Questa manovra mette le mani nelle tasche degli italiani, e tuo dovere di giornalista è dire questo, non altra cosa.